Riaprirà i battenti e riaccenderà le luci venerdì 2 dicembre il Teatro Trianon nel quartiere di Forcella a Napoli. A inaugurare la stagione teatrale il direttore artistico Lino D'Angelo con lo spettacolo Io senza giacca e cravatta. In mattinata la visita al teatro del sindaco di Napoli Luigi De Magistris e di Lino D'Angelo, che ascoltiamo ai nostri microfoni. La chiusura è stata responsabilità di una stagione politica che ha alle spalle. Questa riapertura è stato un atto di amore, di coraggio istituzionale e di volontà politica che ha messo insieme la Regione Campania, la città metropolitana di cui sono sindaco e il Comune di Napoli. È stato molto difficile, molto complicato, ma questa città si sta riscattando soprattutto attraverso la cultura, attraverso l'arte, attraverso i suoi artisti. Adesso bisogna mantenere intatta questa sfida, farla crescere sul piano artistico. Nino D'Angelo in questa è una garanzia e poi anche un'occasione per riqualificare quest'area che devo dire è ancora abbastanza degradata, quindi questo è veramente un fatto importante e voglio sottolinearlo soprattutto come città metropolitana non scontato perché nella legge del Rio nella città metropolitana non si parla di cultura. Io ho rifinanziato il Trianon come città metropolitana perché la cultura è anche sviluppo economico e tra i compiti della città metropolitana c'è lo sviluppo economico. Quindi abbiamo fatto rientrare dalla finestra ciò che volevano far uscire dalla porta. È un'emozione bellissima vedere un teatro che oramai non c'era più, era all'asta, praticamente non apparteneva già più a Forcella. Ridarla alla gente per me è una soddisfazione esagerata, è una cosa giusta. La giustizia che in questo paese non funziona, ha funzionato qua, per miracolo quasi. La gente mi ha voluto qua, non mi ha voluto nessuno. La gente mi ha voluto e io ho fatto sì, ho aiutato, diciamo, la gente ad avere questo diritto alla cultura, perché la cultura è un diritto di tutti quanti. E se Napoli vuole cambiare, la prima cosa deve fare è questo, deve riappropriarsi della parola uguaglianza, perché Forcella è un quartiere come tutti i quartieri che ci sono al mondo. Però è stata sempre un po' abbandonata a se stessa. Io non è che voglio fare il salvatore della patria, perché io poi sono un artista, però siccome il popolo mi ha dato, io se devo dare qualcosa a qualcuno, alla gente, quindi la faccio con piacere.